Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo di nuovo qua per fare un altro video Zero Waste. Che bello, distruiamo il mondo. Allora, la mia gatta oggi proprio vuole essere, non so se la vedete nel video, però vabbè. Oggi parleremo di ciclo, che bello. Prima di tutto io ho già fatto un video sulla coppetta, solo sulla coppetta. Quindi se volete andare a vedere quel video prima di inoltrarvi in questo video, io in quel video parlo della coppetta, della mia esperienza, se mi è piaciuta, non mi è piaciuta, lo scoprirete anche qua anyway. E ovviamente ripeterò tante cose, ma alcune cose quelle che ho detto in quell'altro video. Però oggi parleremo di, diciamo, alternative al classico assorbente, che appunto sono, inquinano e costano alla fine. Quindi in questo video parleremo di quali sono le alternative per avere un ciclo zero waste, per avere un ciclo con meno sprechi e anche meno soldi spesi, perché effettivamente questi metodi ti aiutano a risparmiare tanto, anzi per la vita. Quindi, prima di tutto, come ho già detto, io uso la coppetta da circa 3 mesi, se non mi sbaglio. In questo momento c'ho il ciclo, che bello! Non vi farò vedere la mia coppetta piena di sangue, state tranquilli, mi demonetizzano il video subito. Però io ho una seconda coppetta uguale, non proprio uguale, un pochino diversa, però sì, io ho 2 coppette proprio perché sono paranoica, sono una persona molto paranoica, quindi ho paura che l'altra mi si spacchi, oppure sì. Principalmente per quello, oppure vabbè, magari l'ho presa anche per lì, se per caso sono in viaggio e mi serve assolutamente cambiare la coppetta e non sono in un bagno pazzesco, di avere questa con me. Però sì, è una caccata, perché tanto io la coppetta la tengo su per almeno 15, anche 18 ore, una volta l'ho tenuta su per 24 ore perché mi sono dimenticata. Quindi capite quanto poco la si sente questa coppetta, visto che me la sono dimenticata addirittura. Quindi diciamo che io uso la coppetta, io adoro la coppetta e onestamente odio solo me stessa di non aver ascoltato prima le persone che mi dicevano usa la coppetta, usala. Quindi adesso sono io quella rompicoglioni che dice alla gente usa la coppetta, che è la cosa più bella che esista. Ovviamente capisco benissimo che non tutte le persone possono usare la coppetta, ovviamente, però ci sono altri metodi per chi non può usare la coppetta. Quindi diciamo che per un ciclo zero waste il primo consiglio, la prima cosa che io consiglio sempre è definitivamente la coppetta. So che può far paura perché dicete come cazzo infilo questa cosa, bene. Non è molto difficile, vi dico, se andate a vedervi l'altro video spiego tante cose riguardo la coppetta, c'è addirittura il link per un quiz per vedere quale coppetta è perfetta per voi. Quindi diciamo che non è difficile sceglierla e se riuscite a beccare la perfetta coppetta fin dall'inizio, ancora meglio. Infatti io per fortuna ho avuto tanto culo, quindi la coppetta che ho comprato mi sono trovata subito da Dio, non ho dovuto cambiarla, non ho dovuto provarne altre, quindi sono molto molto contenta di ciò. Quindi sì, la coppetta è veramente il metodo più, sì, quello che fa risparmiare, quello anche meno rompicoglioni, perché adesso vi parlerò di altri metodi, però questo è il metodo veramente meno rompicoglioni, perché la disinfettate prima di utilizzarla, poi ogni volta che la togliete lavatela un pochino con l'acqua, con un po' di sapone, finito il ciclo, appunto lavatela molto molto bene. Quindi sì, io l'ho presa da Meluna, sì. Ce l'ho qua, Meluna, ed è un brand tedesco, sì, quindi mi è costata una cosa tipo come 13 euro e ho pagato 5 euro di spedizione, quindi niente, e niente, mi trovo da Dio, basta, adesso la smetto di parlare di coppetta perché prima o poi mi sposerò con la coppetta. Bene, il secondo metodo è questo, questi sono degli assorbenti lavabili, questo non è un assorbente per il ciclo, però fate attenzione, allora ci sono dei bellissimi lama qua dietro, perché io devo essere sempre extra, vi lascerò il link sia di Meluna sia di queste, non sono link sponsorizzati, non sono così famosa, quindi sì. Vi lascerò il link giusto se volete andare a vedere. Questo è un brand che si chiama Luna Pads ed è un brand canadese, quindi è fatto tutto in Canada. Questo è fatto di cotone biologico, però avete anche l'opzione di cotone. Questi sono Salva Sleep. Ok, vi sembreranno molto enormi visti così, però vi giuro che non sono così grandi come sembrano e non li senti. Sembrano veramente, quando li ho ricevuti ho detto porca puttana, questi qua mi faranno sudare a vagina, però no, in realtà non li sento, quindi sono bellissimi, stupendi, sono morbidosi e non si spostano, perché guardate che geniaccio, attaccate qua dietro e quindi loro stanno fermi sulle vostre mutande, e questa cosa è bellissima. Me ne sono comprati 7 perché appunto io i Salva Sleep li uso sempre, però questo può essere anche d'aiuto, se non usate i Salva Sleep potrebbero essere un aiuto in più se non vi sentite sicuri per la coppetta.
Io per esempio i salva slip li usavo ogni giorno e questo è un grande spreco perché stiamo parlando di 365 salva slip buttati, quindi passare la coppetta ma poi continuare a usare salva slip era un po' sì, non coerente. Quindi volevo trovare veramente un'alternativa a questo spreco che stavo facendo, siccome stavo finendo appunto i salva slip, perché giustamente come ho già detto non buttate via niente quando passate al zero waste, usate tutto ciò che avete prima di passare a un'alternativa migliore. Quindi sono andata, ho fatto un sacco di ricerche, ho trovato appunto questo sito meraviglioso, quindi era anche in Canada, però spediscono ovunque, e me ne sono presa 7 così da avere una settimana completa, quindi vabbè, proprio così. E questi qua appunto si lavano, li mettete in una borsettina un po' come i dischetti che uso per struccarmi, che anche quelli sono fatti tipo di cotone, li butto in lavatrice e fine. Quindi questo lo uso sia quando ho il ciclo, perché comunque io sì, la coppetta non mi è mai successo niente con la coppetta proprio sta ferma, non ho mai avuto una goccia di sangue, però io sono paranoica, quindi sì, è sempre meglio essere protetti. Però io questi appunto li uso tutti i giorni, però su quel sito della Luna Pads loro hanno anche quelli per il ciclo. Questi sono proprio fatti, questi sono i classic, quindi proprio si chiamano daily, vedrete le descrizioni, proprio il sito è fatto benissimo, però ci sono quelli proprio fatti apposta per il ciclo che appunto sono, li vedrete che sono, sembrano uguali, però questa cosa qua assorbe diciamo il sangue, quindi assorbe meglio il sangue mestruale. Quindi sono fatti apposta per il ciclo, quindi giustamente forse saranno anche un pochino più spessi, fatti un po' diversamente. Queste per esempio se li usassi col ciclo non funzionerebbero perché sono veramente una cosa daily. Quindi sì, questa è un'altra alternativa. C'è tanta gente che appunto che magari non ama sapere la coppetta o non ama sapere che c'è dentro qualcosa durante il ciclo, oppure non si sentono, sono un po' diffidenti, che scelgono appunto gli assorbenti lavabili, e va bene così, nel senso finché qualcuno trova la sua, si trovano bene con la propria scelta, meglio, finché si crea meno spreco. Che ce frega? Su questo stesso sito si vendono anche le mutande per il ciclo. Queste sono proprio indumenti che voi mettete proprio come se fosse un assorbente, solo che con la mutanda la mettete mentre avete il ciclo. E anche quella può essere una scelta per qualcuno che magari non c'ha voglia di mettersi queste, eccetera, eccetera. Anche quelle sono mutande che voi mettete, il sangue viene assorbito e poi le buttate semplicemente in lavatrice. Poi ovviamente sul lavaggio c'è sul lavaggio come funziona non posso dirvi veramente tanto, ma sicuramente sul sito ci sono delle istruzioni, magari anche col prodotto stesso vi arriveranno delle istruzioni. Mi è arrivato con questo, mi è arrivato come lavarli, eccetera eccetera, quindi vabbè. Quindi anche quelle sono un'alternativa al non usare gli assorbenti, che giustamente vi sentite anche più libere, perché onestamente io gli assorbenti li ho sempre odiati, perché ho una pelle sensibile, gli assorbenti sono veramente la cosa peggiore che possiate avere. I Tampax non ne parliamo, i Tampax li ho sempre odiati, ecco perché non avevo paura della coppetta, perché i Tampax a me davano sempre fastidio, quindi per questo che avevo anche paura un po' della coppetta. Però in realtà non c'entrano niente l'una con l'altra, e quindi anche quella è un'altra scelta. Se proprio nessuna di queste scelte vi piace, ci sono sempre gli assorbenti biodegradabili, però fatevi dire una cosa, costano. Quindi io ho usato per un po', quando sono passata al zero waste, giustamente per il ciclo ci stavo ancora pensando alla coppetta, anche gli assorbenti lavabili erano un po' tipo... Quindi quello che avevo fatto, avevo comprato gli assorbenti biodegradabili, che appunto venivano senza plastica, che comunque, però comunque c'era quella colla che si incollava sulle mutande, diciamo, che comunque mi sembrava molto plasticosa come cosa, quindi non so quanto biodegradabile effettivamente siano. Buongiorno a tutti, allora mi sono accorta che mentre stavo montando ho cancellato questi ultimi minuti di questo video, quindi mi vedrete... Sì, con lo stesso trucco degli altri video, ma proprio perché sto montando adesso i video. Quindi, allora, su questo video volevo solo dire che appunto stavo parlando una certa degli assorbenti biodegradabili che non sono proprio così biodegradabili come tutti pensano, proprio per il fatto che appunto hanno comunque una plastichina che per quanto possa essere biodegradabile o comunque possa essere riciclabile, eccetera, comunque non sono veramente l'alternativa migliore, ma oltretutto costano pure tanto, quindi diciamo che se volete veramente avere un ciclo zero waste, cioè cercare di 1. Spendere meno, 2. Sprecare meno, quindi fare meno spazzatura,
Le soluzioni sono principalmente la coppetta, gli assorbenti appunto lavabili, o appunto le mutande per il ciclo proprio fatte apposta. Sul sito che vi ho lasciato linkato qua sotto hanno tutte queste cose, quindi diciamo che se non vi piace la coppetta per un motivo o per l'altro potete benissimo puntare sugli assorbenti lavabili e tanta gente si trova benissimo a quanto ho saputo, perché sono proprio fatti apposta per appunto assorbire il sangue da mestruazione. Io invece quelli che vi ho fatto vedere io personalmente sono dei salva slip, sono delle cose che utilizzo tutti i giorni, quindi non sono assorbenti, quindi non assorbono una minchia di niente, ecco. Però sì, appunto io avendo la coppetta non mi servivano gli assorbenti anche lavabili. Però sì, diciamo che le soluzioni sono più o meno queste tre, che comunque sono anche abbastanza, non sono male, però appunto quelli biodegradabili io non li consiglierei, proprio per una questione che nonostante erano comunque una scatolina di cartone, con un materiale fatto buono, era di cotone se non mi sbaglio, bla bla bla, comunque è comunque spazzatura che si crea, quindi sì, diciamo che consiglierei più di tutte la coppetta. Però appunto non tutti possono usare la coppetta, non tutti vogliono usare la coppetta, però appunto gli assorbenti creano un sacco di spreco. Se volete veramente sprecare meno, date una chance agli assorbenti lavabili, magari prendetevene due per provarli invece di prenderne, che ne so, 5, in modo da vedere come vi trovate. E niente, io chiudo il video qua, mi vedete un po', sarà un po' scioccante passare dal video di prima a questo, però sì, noi ci vediamo alla prossima volta e ciao!